Fausto, hai annunciato anche che querelerai il sindaco. Non c'è dubbio. Io ritengo che nessuno possa chiamare imbecilli altre persone. Tantomeno un sindaco può esprimersi in questo modo rispetto a chi non la pensa come a lui e rispetto ai consiglieri comunali di opposizione. Io ritengo che non dobbiamo sentirci noi, io personalmente, offesi. Bisogna sentirsi offeso come comunità, perché chi è a capo di una comunità deve avere nel proprio modo di parlare, nella propria coscienza, nelle proprie cose, le corde di chi è capo di un'istituzione. Mi è capitato di ascoltare, perché io ascolto, cioè tento di informarmi rispetto agli altri interlocutori politici, no? Mi è capitato di ascoltare il sindaco Mastella in un'ultima, ieri, in una trasmissione televisiva presso una emittente locale, regionale, locale, sui temi del comune di Benevento. Guardate, io non ho mai visto un sindaco un amministratore che chiama imbecilli chi non la pensa come lui, imbecilli. I consiglieri comunali di opposizione che non la pensano come lui sono degli imbecilli. Guardate, io a prescindere da quello che sono le cose che dirò in questo momento, io penso che lui debba chiedere scusa per aver avuto questi modi e questi. La città non merita di essere rappresentata nel massimo delle istituzioni da chi si rivolge a una classe di amministratori, piuttosto che a delle persone, piuttosto che a chiunque con questi appellativi. Non è ammissibile. Io chiaramente sarò conseguenziato, io su questo non faccio sconti, perché è evidente che non posso fare sconti. Io ritengo che nessuno di noi sia imbecille, ma certo non mi faccio chiamare imbecille da Mastella. Su questo, come dire, che sia ben chiaro. E poi capiremo le cose. Perché, peraltro, ha detto che io e gli altri saremmo stati imbecilli? Perché abbiamo detto che il dissesto è un dissesto politico, noi continuiamo a dirlo. E il conto consuntivo di ieri, piuttosto che gli altri atti propedeutici allo stesso, confermano questo dato e non lo disconoscono, come dire, questo dato, no? E per cui probabilmente a lui serviva creare una discontinuità politica, poter dire che quelli prima di lui avevano fatto macelli, per cui lui non è in grado di fare niente, e non è vero, e ha necessità di affermare questa cosa a tutti i costi, anche a costo, come dire, di offendere gli altri e di dire siete degli imbecilli. Ed è del tutto evidente che dall'analisi ci sono cose che non vanno e che io ritengo che una classe dirigente amministrativa, politica di un comune debba segnalare alle autorità competenti, quindi Corte dei Conti, quindi Ministero degli Interni, perché ci sono delle cose che non vanno. Non quadrano i conti, non quadrano i numeri. Ho detto che c'è una questione, di metodo. Non si può arrivare sempre in ritardo su questioni così importanti senza dare peraltro gli atti ai consiglieri comunali, senza compilarli. Vi ho fatto gli esempi. Per il Comune di Benevento, nell'atto che abbiamo consegnato al Ministero degli Interni, del bilancio stabilmente riequilibrato, noi non abbiamo punti di illuminazione in città, piuttosto che non abbiamo acquedotti, piuttosto che non abbiamo fognature, piuttosto che non abbiamo raccolta differenziata. Poi non so se la volontà di questa amministrazione o di Mastella è oggettivamente di demolire il tutto. Perdonatemi la battuta, ma mi pare veramente un'esagerazione. Ci presentiamo malissimo. No? Alla domanda tu chi sei, presentati come comune, noi diciamo siamo zero e mi sembra veramente una esagerazione. Dopodiché ci sono degli errori formali, i residui del comune di Benevento fanno parte di quella massa attiva, i residui attivi, fanno parte di quella massa attiva che deve andare alla commissione di liquidazione per pagare la massa passiva e quindi i debiti. C'è il tentativo di Mastella di dire abbiamo una forte massa passiva. Peraltro lui dice una grande bugia, io lo dico e vorrei un confronto pubblico. Lui dice noi abbiamo all'incirca 110 milioni di euro di debiti. Bugia, falsità, definiamola come vogliamo. La massa passiva è cosa diversa dai debiti, la massa passiva è anche un mutuo, la massa passiva è come dire un residuo, la massa passiva sono tante cose. Evidentemente noi però abbiamo in questo bilancio consuntivo che lui ha approvato 133 milioni di residui attivi.
vale a dire crediti, e 132 milioni di residui passivi, vale a dire debiti. Mi pare che i crediti siano più forti dei debiti, atteso che abbiamo fatto un'ulteriore manovra di rivisitazione dei crediti tagliandone 64 milioni con il disavanzo tecnico, per cui i numeri sono credibili. Nella parte corrente di questo bilancio, perdonatemi alcuni tecnicismi, ma evidentemente è così, si dice che i residui attivi sono 63 milioni, i residui passivi sono 39 milioni, cioè noi abbiamo circa il doppio della forza, come dire, rispetto all'altra parte. Allora dov'è? Qual è? Perché siamo in queste condizioni? Perché non si è voluto amministrare? Perché era troppo da mal di testa portare avanti il piano di rientro? Perché bisognava lavorare troppo? Perché bisognava pensare magari di meno alle feste, ai festini o altre questioni di questo genere e sedersi di più invece a parlare di numeri, a parlare con i ministeri, a convincere la Corte dei Conti? Ma si sa che in questo modo si è buttata una città allo sbaraglio e che noi non pagheremo i soldi quanto dovuto ai creditori, che per lo più sono cittadini di Benevento, e i debiti che noi abbiamo pagato in questi anni. Lo sa Mastella che sono degli anni 70? Lo sa che sono degli anni 80? Lo sa che sono degli anni 90? Io a volte lo sento. E resto sul serio incredulo quando dici: io non ero a conoscenza, non lo sapevo. Voi lo sapevate, dicendo magari alle persone perché avete votato contro. Io non lo sapevo. Ma negli anni 70, anni 80, anni 90, anni 2000, lui che cos'era? L'ho fatto io il parlamentare per 40 anni, l'ha fatto lui. La responsabilità politica è non solo di chi ha prodotto quel buco, di chi è. La vogliamo mettere in capo a chi? In capo a quale parlamentare? In capo a quale classe dirigente? Ma insomma, io dico, bisogna avere un attimo di sobrietà e di serietà rispetto a queste questioni.